Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Pesante on foot, maglione a scacchi da montagna, colline oltre Po' Pavese in allenamento. Partiamo subitissimo a bomba! Non vi abituate che le presentazioni torneranno. Allora, state sentendo tutti, no? Che viene fuori adesso dalle intercettazioni, dai WhatsApp, dalle inchieste della Procura di Bergamo, che tutti sapevano, tutti che le restrizioni erano decise non dalla scienza ma dalla politica, poi la scienza avallava le decisioni della politica. Sileri che dice: mi hanno minacciato. Sapete cos'è? A me non me ne frega un cazzo. E sapete perché non me ne frega un cazzo? Perché la maggior parte di voi, cioè l'umanità, fa solitamente una brutta fine, non per quello che succede esternamente, ma per il fatto di caderci come ingenui. Questi 2 anni di psicopandemia avrebbero dovuto insegnare a un sacco di persone che cosa significa vivere. Ma in realtà, come nel proverbio napoletano, passata la festa, gabbato o santo, passata la festa non frega più un cazzo a nessuno. Abbiamo scoperto l'acqua calda, cioè abbiamo scoperto che è tutto corrotto, abbiamo scoperto che il coglionavirus non esiste, abbiamo scoperto che tutto viene fatto per fare del male, per inoculare la gente, abbiamo scoperto l'acqua calda. Ma guardate che non cambia un cazzo da questo alle milioni di persone che sono morte a causa della chemio, alle tonnellate di persone internate nei reparti psichiatrici, non cambia niente, nulla. E pensate che cambierà qualcosa? No. Al massimo qualche tentacolo, cioè qualche gregario, verrà arrestato. Infatti, come vedete, adesso l'attenzione viene spostata verso gli esecutori, no? Mentre chi gestisce le redini del mondo magari sta già preparando l'altra mossa. Ma anche lì tutto è sempre connesso al fatto di quello che voi permettete che gli altri vi facciano. Avete utilizzato questi 2 anni per cambiare modo di vivere, di vedere le cose, di mangiare? Vi state allenando stamattina? State prendendo il sole? No. E alla fine la maggior parte della gente fa una brutta fine. Non perché dall'alto qualcuno gli faccia del male, ma perché la gente stessa permette che il sistema gli faccia del male abbracciando il sistema. Se hai un linfonodo che si gonfia e non ti chiedi perché si gonfia e vai ad abbracciare il sistema, poi il sistema ti farà fuori, ma ti farai fuori da solo. È tutto di una banalità disarmante. Cioè, qui c'è ancora qualcuno che deve alzarsi al mattino e dirvi che il mondo è un postaccio o che il mondo sia corrotto fino al midollo. Che la NASA vi prenda per il culo, che non va sulla Luna, dobbiamo che le Torri Gemelle non le ha buttate giù Bin Laden, dobbiamo dire queste banalità. Perché non c'è più un attentato dell'ISIS in Europa? Andiamo avanti così, a dirci imperterriti sempre le stesse cose. Ma qualcuno di voi sta facendo qualcosa per cambiare? Io sì, tutti i santi giorni della mia vita. Ho smesso di andare dai medici per i fuochi di Sant'Antonio quando ho capito come mi venivano e come farmeli passare automaticamente. Io dai miei errori imparo. Quindi possiamo continuare a seguire tutti i canali della controinformazione che diranno questo, questo. Io ragiono in maniera molto diversa. Cioè vi dico che è banale sapere che le persone sono lì a farci del male. Ma è semplicissimo
attuare le contromosse e al tempo stesso capire che la maggior parte delle volte i problemi ce li creiamo da soli e faremo una brutta fine non perché qualcuno ci fa del male da sopra, ma perché saremo noi, oltre a permettere di farci del male, saremo noi che chiederemo al sistema di aiutarci. Tutto così dannatamente semplice. Ed è la motivazione per cui è vero che il cielo oggi è pieno di scie, ma è anche vero che io quel poco di sole che posso prendere lo prendo e lo sforzo fisico che posso fare anche oggi l'ho fatto. Anche voi vi siete alzati stamattina, avete preso due platani verdi, li avete messi in forno a 200 gradi per 20 minuti, li avete tolti, li avete messi in un frullatore professionale, avete creato una pasta, avete messo un goccino infinitesimale di olio d'oliva extravergine sulla padella per farla antiaderente, poi avete fatto una crepe di platano, che è un amido resistente, è forse il cibo principale del Sud America, dell'Africa, della Costa d'Avorio. Dopodiché un cucchiaino piccolo di miele di melata, una banana, un po' di farina di cocco, tagliata in due, quella è stata la mia colazione stamattina, uguale alla brioche che vi siete fermati a prendere all'autogrill. Che significa questo? Che non vi ammazzerà, a meno che voi non lo permettiate, chi gestisce il mondo. Non vi ammazzerà chi ha ideato la psicopandemia. Se pensate ancora che non ci saranno più le scatolette di tonno al supermercato, credeteci. Se pensate che vi taglieranno l'acqua, credeteci. Io non nego l'evidenza del male, ma dal mio punto di vista si sta dando troppa importanza e potere a persone che in realtà possono entrare marginalmente nella vostra vita. Sì, potranno non permettervi di andare al bar, potevano non permetterti di salire sull'autobus. Eppure, come tutto, vedete, è passato. Non è durato all'infinito, e chiedetevi anche in questo caso perché. In realtà, tutti sono in attesa del prossimo problema e tutti sguazzano in continuando a parlare delle virostar. Che cosa pensavate che dicesse una virostar? Come entrare in un'osteria col vino avariato? Cosa volete che vi dicano? Che il vino è buono. È tutto facile. Eppure anche oggi la maggior parte di voi, di noi, ha buttato un altro giorno della vita non facendo un cazzo per migliorare se stessi, per migliorare la propria salute, per conoscersi, per conoscere il proprio corpo, per capire perché si ha sempre quel dolorino, quella tosse, niente. Come dico sempre, lo dirò all'infinito, le pecore passano tutta la vita ad avere paura del lupo, ma è il buon pastore che le porta al macello. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.